Dimissioni o finisce il mandato? No, non vedo proprio il senso della domanda. Cioè, vi dico la verità, sono stato votato per finire, come dire, dai cittadini per questi 5 anni, mancano 3 mesi, quindi non vedo perché mi debba dimettere. Perché oggi decide di fare un passo di là? Ma già l'ho spiegato poco fa. Faccio un passo di lato per una serenità mia personale, della mia famiglia e della mia compagna. Ecco, questa decisione arriva per altri motivi, anche per questa situazione legata a delle inchieste, lei ha detto di essere tranquillo. No, io sono estraneo, ovviamente questa decisione viene perché voglio tutelare tutta la mia squadra, anche perché purtroppo inevitabilmente mi hanno attaccato per vicende che non mi appartengono, quindi la dimostrazione che non mi appartengono è che aspetto che le vicende si risolvano. Attacchi intende un partito di coalizione, la Lega? No, non soltanto la Lega, anche molti vostri colleghi. Darà comunque il tuo sostegno a queste elezioni, sarà presente alla presentazione di Caldoro? Sicuramente, come già ho detto prima, darò il mio sostegno al centrodestra, soprattutto a Forza Italia, darò sostegno a Stefano Caldoro e sarò presente alla presentazione se non c'è Salvini, ovviamente. Il coordinatore Desiano le ha proposto un coordinamento provinciale, ha detto che aspetterà qualche giorno per decidere? Sì, è presto oggi, come dire, per parlare di questo. Ho apprezzato molto la proposta del coordinatore regionale, però ci voglio riflettere un po'. Senta, se Berlusconi fosse stato quello di qualche anno fa, secondo lei Salvini avrebbe parlato di lei e lei oggi avrebbe preso lo stesso questa decisione? Sì, perché la decisione è personale. Nel momento in cui il Presidente ha detto al senatore Desiano Armando è candidato, si deve candidare, per me la chiacchiera del leader lombardo non finisce lì, quindi come ripetevo prima, è una decisione personale, non c'entrano altre. Sì, però il fatto che comunque Salvini, che è un alleato, parla di lei, boh, bene o male, è un onore. Anni fa sarebbe successo, si sarebbe permesso Salvini di dire una cosa del genere? Oggi forse dà no, perché non perché, perché anni fa Salvini stava al 4%, però voglio dire, ha perso 10 punti dalle europee, quindi si arricinerà spesso, si riavvicinerà al 4%. Secondo me Forza Italia conta sempre di più e questo è il problema del perché Salvini attacca. Quando ha comunicato la decisione al Presidente Berlusconi ha provato a farle cambiare idea, cosa le ha detto? Ma queste sono quelle vicende personali nostre, come ho detto c'è un rapporto con lui che va al di là. Sono vicende, le telefonate tra di noi restano tra di noi. Suo padre è d'accordo? Mio padre è d'accordo, mio padre ha detto fai la scelta più opportuna per te stesso. Io ho sempre avuto un percorso autonomo da quella che è la carriera di mio padre e la mia carriera. Lei ha diviso 5 anni di opposizione con l'ex presidente Caldoro, che ne pensa lui di questo suo passo di lato? Non penso possa essere contento, perché Stefano mi conosce, sa la grinta, la forza che ci metto nelle cose, però come io l'ho rassicurato dicendo che sono ancora in campo, non in prima persona, ma ci sono.